Ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi Rosario Moreno. Decreto semplificazioni nella bozza solo una sanzione per gli abusi edilizi leggeri. L'EU scrive che è inaccettabile, i Verdi dicono che è un condono scandaloso. Nella bozza è previsto che gli interventi fatti senza autorizzazione siano puniti solo con una sanzione amministrativa e che la violazione si prescriva in 10 anni a patto che le opere non fossero condizionate a concessione edilizia. In più c'è la proposta ancora in discussione di consentire l'accertamento di conformità anche per edifici che non erano conformi al piano regolatore al momento della realizzazione. Una norma analoga della Regione Sicilia è stata bocciata dalla consulta nel 2017. Cassa integrazione, blocco dei licenziamenti, Gualtieri dice ci sarà proroga, deproroga e disincentivo con decontribuzione e ipotesi concreta. Il PD diviso, ministro dell'economia sulla 7 conferma la doppia via a cui sta lavorando il Premier Conte con il governo, da un lato il prolungamento dell'ammortizzatore, dall'altro l'idea di scoraggiare le aziende all'utilizzo della cassa, alleggerendo gli oneri fiscali che gravano sul costo del lavoro. Poi la defiscalizzazione sulle assunzioni a tempo indeterminato e un'ulteriore sospensione del DL Dignità. Senatore PD Nanni Cini però sostiene che una CIG fino a dicembre accende la miccia di una bomba sociale. Renzi dice la penso esattamente così, risponde Miccoli, responsabile del lavoro dei Dem, che dice la bomba esploderebbe ora se interrompessimo di colpo le misure. Mondragone protesta contro Salvini, il leader della Lega interrompe il comizio e annulla la seconda tappa. Cariche e tafferugli con la polizia. È durato 2 minuti il comizio di Matteo Salvini a ridosso della minizona rossa di Mondragone. Le contestazioni di un nutrito gruppo di antagonisti, accompagnate dal lancio di bottigliette d'acqua, cui le forze dell'ordine hanno risposto con l'uso dei manganelli per allontanare i più scalmanati, hanno impedito al leader leghista di proseguire. Viva la gente per bene di Mondragone, italiani e stranieri che siano, le parole del senatore prima che scoppiassero i tafferugli. Mi spiace, ha detto, ci sia qualche balordo dei centri sociali che preferisce l'illegalità. Vanno bene le contestazioni, ma la maleducazione lasciatela a casa. Era mio dovere esserci, ha concluso prima dello stop e ci tornerò giorno dopo giorno. Per le persone per bene di Mondragone. I contestatori sono stati allontanati da polizia e carabinieri in assetto antisommossa con una carica e a colpi di manganello. Un manifestante ha riportato una ferita alla testa che ha causato una vistosa perdita di sangue. Il leader della Lega ha poi annullato il secondo appuntamento previsto al Lido Kursaal. All'Italia parte la nuova società. Il Premier Conte dice Caio e Lazzarini, presidenti di riforma del settore per sfide post-Covid. Il Premier affida il social network un lungo post che affronta le principali questioni industriali irrisolte per l'esecutivo, dalla compagnia di bandiera con il via alla Nexo, nuovi vertici e presto anche una riforma del trasporto aereo nazionale, allo stabilimento di Taranto, appunto fino alla Banca Popolare di Bari. La nuova società pubblica che gestirà la compagnia di bandiera avrà una dotazione di 3 miliardi, una flotta di oltre 100 aerei ed arriva dopo oltre 3 anni di amministrazione straordinaria. Alex Zanardi, nuovo intervento al cervello, ancora in terapia intensiva e prognosi riservata. I medici hanno detto che è uno step ipotizzato. Nell'ambito delle valutazioni diagnostico-terapeutiche effettuate dall'equipe che ha in cura l'atleta, spiega il bollettino medico diffuso dalla direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera universitaria senese, è stata effettuata una TAC di controllo. Tale esame diagnostico ha evidenziato un'evoluzione dello stato del paziente che ha reso necessario il ricorso ad un secondo intervento di neurochirurgia. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus Napoli e il delirio dopo la vittoria in Coppa Italia. Non c'è il maxi contagio. Nessun caso di contagio da Covid-19 in relazione ai festeggiamenti della vittoriosa finale di Coppa Italia la sera del 17 giugno contro la Juve. A distanza di 2 settimane nessun caso positivo è stato individuato dalle decine di migliaia di tamponi effettuati dalle ASL sui target di rischio epidemiologico. Il bollettino giornaliero della Protezione Civile rimanda
solo alla quarantina di positivi al virus individuati nell'ambito del focolaio scoperto a Mondragone, dopo aver domato e spento anche quello ed essere ritornata a zero casi per 2 giorni. La Campania ha registrato ieri un solo nuovo positivo, anche questo afferente al circondario di Mondragone, l'unico individuato al di fuori dei recinti della zona rossa. Villa Comunale di Napoli, Di Palma dice zero controlli e degrado inaccettabile, il comune intervengo. La Villa Comunale di Napoli da troppo tempo terra di nessuno. Nel corso di un sopralluogo effettuato appunto ieri mattina insieme ad alcuni residenti sono stati riscontrati diversi residui di bivacchi notturni, rifiuti gettati nelle aiuole, giacigli improvvisati. Una situazione che deve essere regolamentata al più presto. Il polmone verde per eccellenza del centro di Napoli deve tornare ad essere un luogo sicuro dove le famiglie possono trascorrere qualche ora al riparo dal traffico, al caldo, senza correre il rischio di imbattersi in disavventure pericolose. Notizie da Treviso e dal Veneto. Artigiana di Montebelluna sconfigge l'Agenzia delle Entrate, non deve pagare 400.000 euro. Pratiche troppo lunghe, è stato detto. Il giudice boccia la prescrizione ordinaria. Bastano 5 anni per far decadere l'intimazione per tributi e non riscossi. Schiamazzi, affollamento, bar ristorante chiuso per 5 giorni. Sabato notte le forze dell'ordine sono intervenute presso il locale di via Tre Venezie nel quartiere di San Liberale. Il provvedimento firmato dal sindaco Mario Conte sarà valido fino al prossimo 5 luglio. Ceneri del defunto nel bidone dei fiori. Il comune apre un'inchiesta. Il sindaco di Montebelluno, Marzio Favero, ha incaricato il comandante della polizia locale di aprire un'inchiesta, visto che questo compito rientra tra quelli affidati ai vigili. Malattia incurabile. Padre di 2 figli muore a 55 anni. Francesco Dalla Libera ha perso la vita nella giornata di sabato 27 giugno. Viveva nella frazione di Bagnolo a San Pietro di Feletto, dove mercoledì 1 luglio ci saranno i funerali. Premio Locanda da Gerry al personale sanitario dell'emergenza coronavirus. Tra le vincitrici Francesca Andretta, medico specializzando in malattie infettive, che ha operato nell'area Covid dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Il 4 luglio ci sarà la premiazione. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti, per le ultime della giornata. Noi ci sentiamo alla fine. Maltempo e Friuli Venezia Giulia. Lungo la carreggiata tra Taipana e Nimis, alcuni alberi sono caduti e hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, in quanto alcune auto erano rimaste intrappolate lungo la carreggiata. Per fortuna non ci sono feriti. Episodi di grandine e alberi caduti anche a Tarcento e nella zona di Cividale. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, e riprendiamo le notizie, la lettura delle notizie sempre riguardanti il Friuli Venezia Giulia. Paura da coronavirus e boom di ansiolitici. In questo periodo nelle farmacie della regione la richiesta è aumentata del 12% rispetto al periodo pre-coronavirus. Tra le tante macerie lasciate dall'emergenza Covid-19 ci sono anche quelle psicologiche. Durante il lockdown diverse persone si sono fatte sopraffare dal panico e ora ne stanno pagando le conseguenze con attacchi d'ansia e perdita del sonno. Auto si schianta contro la corriera di linea, è successo nel pomeriggio a Palmanova, in contrada a Garzoni, vicino alla polveriera napoleonica. Incidente nel pomeriggio di ieri a Palmanova, dove la conducente di una vettura è finita contro la fiancata laterale di una corriera di linea SAF. È successo, come dicevamo prima, in contrada Garzoni, vicino alla polveriera napoleonica, entro le mura. Maltempo, alberi abbattuti, frane, grandine, Friuli, disagi lungo l'ex provinciale del Cornappo, tra Nimis e Taipana, a Tarcento, nelle zone di Cividale. Il maltempo, appunto, nel pomeriggio ha causato diverse piccole frane lungo l'ex provinciale del Cornappo, tra Nimis e Taipana. L'arteria è rimasta paralizzata, il temporale si è presentato improvvisamente, diverse vetture in transito sono rimaste bloccate tra un albero caduto e l'altro, occupando tutta la carreggiata. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita e nessuna auto è stata colpita dalle piante.
Malore nel giardino di casa lo trova morta la moglie. Nulla da fare, appunto, ieri mattina per un uomo di 71 anni in Valresia. Malore fatale, appunto, per un uomo in Valresia. Un pensionato di 71 anni è stato trovato senza vita nel giardino della sua abitazione. A fare la tragica scoperta è stata la moglie che ha chiamato subito i soccorsi, purtroppo inutili. Lutto, appunto, nella vallata per la scomparsa di questa amata e stimata persona. Ritorna il cinema sotto le stelle in Arena Calderari. Lunedì 6 luglio si inaugura il ricco calendario di proiezioni all'aperto organizzato da Cinema Zero. Come dicevamo, lunedì 6 luglio l'Arena Calderari si illumina per la prima serata del Cinema Sotto le Stelle, una rassegna cinematografica curata da Cinema Zero, che grazie al sostegno dell'amministrazione comunale organizzerà per i mesi di luglio e agosto appuntamenti in piazzetta Calderari sotto il segno della settima arte. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.